Grazie Presidente. Io credo che fosse assolutamente doveroso esprimere la nostra solidarietà in maniera trasversale tra le forze politiche come Aula Consigliare di Roma Capitale. E ci fa piacere ritrovarci uniti su questi temi perché questi attacchi lasciano una ferita importante che non riguarda solo i gestori del locale ma riguarda tutta la città e in primis ci sentiamo toccati noi stessi. Io rispondo sia come Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale ma anche come residente insomma, di quel territorio. E quindi mi sento toccata in primis. Credo che sia importante, che fosse importante anzi oggi recuperare gli indirizzi di un municipio, infatti voglio ringraziare il Presidente della Commissione Cultura, il Vice della Commissione Cultura del Municipio Quinto e l'Assessore e anche l'Assessore all'Ambiente che hanno lavorato costantemente insomma, con queste realtà e che non hanno mai lasciato da sole. Proprio perché finché si potesse istituire un presidio permanente culturale a Via delle Palme e al Parco Biavati. Proprio perché nel momento in cui la criminalità ci vuole spezzare la società e vuole metterci in difficoltà facendo chiudere quelli che sono importanti presidi sociali e culturali, noi dobbiamo dare dimostrazione anche come istituzioni di un supporto che invece va a moltiplicare quella che è l'animazione culturale e sociale del territorio. Grazie Presidente e grazie a tutti.